di archeologia e della medicina nel territorio sovrano. Lo Stazio ad Anartis, ritrovate in località Palazzo di Luciano, Monte Torrente, a cura di Carlo Di Rigi e di Alessandro Pedroni. Allora, conoscendo Carlo, potrei andare anche vecchio. Bisogna fare un corso universitario, diciamo, un po' sorteggiato, però diciamo che adesso cerchiamo di non aggravare la situazione, perché poi gli archeologi vengono spesso, diciamo, criticati per la loro logorrea, diciamo. Infatti ha distrutto anche la parte informatica. Bene, ecco, io dirò solo due parole per far capire perché riteniamo che in località Palazzo di Cresciano sia stata fatta una scoperta piuttosto importante dal punto di vista della riproduzione topografica, diciamo, delle presenze antiche nella zona. Ecco, diciamo che la fonte per lo studio della topografia e della toponomastica antica questa zona dell'Italia centrale è la tavola poetingeriana, che è un documento molto importante, copiato da un originale probabilmente del V secolo d.C. in età tardo medievale ed è conservata alla biblioteca statale di Vienna. Le presenze, diciamo, segnate dalla tavola poetingeriana di questa zona si attestano naturalmente sulla via Salaria, perché la tavola poetingeriana è un itinerario dipinto, diciamo, su un rotolo molto lungo di pergamena, lungo penso un paio di volte questo tavolo, che segna tutte le strade dell'impero romano, quindi centinaia di località. Naturalmente su alcune località non c'è dubbio, a partire da Rieti. Ecco, ho messo qualche diapositiva che segna, diciamo, poi il sito di Cotiglie, di Acque Cotiglie, che probabilmente era un sito incentrato sui punti e quindi incentrato sul punto in particolare, crediamo, ormai tutti gli studiosi negli ultimi anni credono il punto di Cacuna incentrato su un grande santuario delle acque, questa immensa piscina, sicuramente voi nota. E poi dei siti anche legati probabilmente alla presenza degli imperatori Flavi, originari di Reate e di Nursia, di Norcia, e quindi Sabini e tutti gli effetti. In particolare questo sito è stato oggetto di un intervento da parte della sovrintendenza, il sito, ecco, delle cosiddette terme o Villa di Pito, che sta a Castel Sant'Angelo, che è in corso di scavo da parte di un'equipe canadese. Ecco, ad Interoperum, che è identificabile con Borgovelino Altrodogo, dalla Salaria si dipartiva un diverticolo, diciamo, che era però una strada della stessa importanza, che portava verso l'Adriatico, verso Aniternum e poi Adria, l'attuale Adria. E di questa strada si sono trovate delle testimonianze monumentali, probabilmente viste da Persichetti, ma rimesse in luce ultimamente da un intervento della sovrintendenza. Mi piace ricordare il collega Emanuele Nicosia, che ha dato il là, insomma, a questi interventi, sia quello di Antrodoco, sia questo di Palazzo di Cresciano d'Alpullo. E questi due interventi per un caso sono stati seguiti entrambi da Carlo, quindi lui ha messo qualche po' di documentazione qua, ma era mio intento semplicemente dare notizia. Questo è il documento epigrafico fondamentale per la ricostruzione e lo studio di questa via Cecilia, che dovrebbe essere quella che va da Antrodoro verso Miterno, verso L'Aquila. E semplicemente delle presenze
in questa zona dell'Italia, dell'Italia centrale, tra Lazio e Marche, e anche degli scavi che voi sicuramente conoscete, anche avendo probabilmente visitato il Museo di Città Reale, di Filippo Guarelli, che è identificato nella piana sotto il paese di Città Reale, e Vitus Falagrine, che fu il luogo di nascita dell'imperatore Vespasiano. E dopo Falagrine le fonti minerarie mettono 16 miglia fino a una località detta Ad Martis, quindi Ad Martis Fanum probabilmente, presso il Tempio di Marte. Queste 16 miglia hanno dato luogo a tutta una serie di discussioni tra gli studiosi, che io credo siano state risolte da questi ritrovamenti di palazzo, perché questa distanza è, diciamo, se non perfettamente diciamo congruente, in qualche modo comunque insomma accettabile per la distanza che intercorre tra la piana di Città Reale e il sito in comune di Accumoli. Ecco, tra questi due siti c'è, come probabilmente saprete, il sito di Falagrine, cioè scusate, il sito di Torrita di Amatrice, che è stato scavato dalla sovrintendenza più riprese dagli anni 50 agli anni 70 del Novecento, è stato anch'esso oggetto di un recente intervento di, diciamo, restauro, soprattutto delle coperture, che negli anni 70 era ritenuto esso invece questo il sito di Falagrine, ma questo è stato sicuramente definitivamente smentito dagli scavi di Guarelli. E invece il sito territorio di Amatrice era, per quello che concerne le presenze di Romano, piuttosto, diciamo, un territorio periferico, anche se probabilmente esso stesso era solcato da una strada che consentiva comunque un collegamento, anche questa, con la conca Amiternina. Lungo questa strada si ponevano delle presenze che sono state rinvenute, scavate alla fine dell'Ottocento, in particolare nella zona di Sommati e di San Lorenzo a Flaviano. L'amico Carlo ha visto anche, e poi dovrà anche lì pubblicarlo, insomma, un sito molto importante presso, di cui mi diceva insomma nei giorni scorsi, presso il valico di Macera della Morte, un sito sacro, un altro santuario che è completamente ignoto, è rimasto inedito. Ecco, adesso diciamo passerei direttamente la parola a Carlo per una breve, diciamo così, illustrazione degli scavi. Alcune questioni però sono sicuramente destinate a rimanere, diciamo, ancora problematiche, insomma, ad esempio l'identificazione che è stata comunque fatta del Vicus Badies, di cui parla un'altra fonte itineraria antica, l'itinerario di Antonino, è destinata, in mancanza di scavi, a rimanere incerta. Quello che è sicuro è, mi trovo d'accordo con Carlo, che finché non si fanno delle ricerche di superficie e soprattutto degli scavi che sono resi possibili soprattutto quando si realizzano opere pubbliche, è difficile dire che una località possa identificarsi precisamente. Ad esempio, fino agli scavi effettuati in località del palazzo, gli studiosi ritenevano, secondo me a torto, che la Stazio Ad Martis fosse qui di fronte, diciamo, nel territorio, di fronte al palazzo, nel territorio di Arquata, in località Pulfo. Questa era, diciamo, l'idea di un grande studioso della topografia della Salaria, Niccolò Persichetti. Probabilmente, invece, la Stazio Ad Martis è proprio il sito che si è iniziato a scavare in località palazzo, perché lo scavo ha riguardato una piccola parte, probabilmente, questo sito. Sicuramente era un sito che traeva il suo stesso nome da una presenza sacra, quindi un tempio di Marte. Diciamo, siamo ancora lungi dal poterlo trovare. Adesso Carlo vi parlerà dello scavo nelle sue, diciamo, nei suoi particolari. Ma se vuoi accennare.
hai teoricamente. Sì, 30 secondi, non è possibile, 30 secondi da costare. Anzi. Allora, diciamo mi riattacco, però prima dico una cosa che è più da, non è dall'università, ma da sovrintendenza, cioè è stata possibile, ecco, cominciamo a raccontare anche il passato, ecco, romano di accumuli, ed era ora. Perché l'altra cosa che noi conosciamo importante, appunto, di età romana, è, a parte qualcosa nell'ambito di Sommati, a matrice pochissimo, è certamente Dorina. E allora questa, come dire, l'archeologia preventiva, gli scavi controllati, l'archeologia preventiva permettono per certi versi di accrescere la conoscenza del territorio e di metterla a sistema, non solo nella ricerca ma poi nelle eventuali strategie di valorizzazione e ovviamente di tutela. Allora, che cosa conoscevamo sulla via? Abbiamo cambiato, come dire, i tempi, abbiamo fatto un salto di qualche secolo, ma non abbiamo cambiato la topografia e la geografia. Restiamo dentro la Valle del Tronto e restiamo dentro la Salaria, questa volta sì, monumentale, la vedete. Campo Matana, mi dice qualcosa questo toponimo per chi è più della zona? Ecco, va bene, stiamo prima di Crisciano, sulla destra, andando verso Ascoli Piceno. Persichetti rinvenne questi giganteschi blocchi, così al muro di sostruzione della strada, adesso non si sa che fine hanno fatto, se l'hanno smontato, l'hanno portato via, l'hanno portato via il fiume, sono stati ricoperti, sta proprio sulla, diciamo così, destra idrografica del Tronto, va bene, poco prima di Crisciano. Allora, conoscevamo come fotografia monumentale solo quella, quindi sapevamo che la Salaria sicuramente, come ha raccontato nella tradizione letteraria, in questa zona ci passava e c'era. C'erano quindi delle stazioni monominate da itinerari a Pittalatini, va bene? Però più di questo non conoscevamo. Persichetti dà una prova archeologica con quel popò di Muraglione, ecco, noi abbiamo cercato eventualmente di arricchire questo panorama. E allora, eccolo qua, la archeologia preventiva, giugno 2018, queste sono le SAI di Crisciano, le vedete? La regione Lazio, cioè Cile, eccetera, decide di fare questa strada, una stradina che si stacca dalla Salaria e va diretta verso le SAI. Ecco, in Coccia però, questa è la zona, quello che vedevamo prima, ecco, questo ha trovato la memoria del posto precedente, più recente, ecco, qui c'era il palazzo, forse la dogana, zona, cioè lo vedete che è crollato con questo bellissimo adesso architrave che ancora sta lì, con gli stemmi di alcuni tra l'altro, il rastrello eccetera, incisi sull'architrave. Allora, questo l'ha fatto, ecco, questo è il posizionamento in Coccia, diciamo, in un'area archeologica. Ovviamente i lavori a questo punto vengono sorvegliati molto più accuratamente e si decide di capire meglio, quindi sfrateando, mettendo in luce quantomeno queste muraglie che, come dire, un pochino spriciolate dall'aratura in superficie si vedevano. Questo è il posizionamento sul CTR dello scavo fatto dall'amico collega Massimiliano Castelli, che poi farà un intervento specifico di topografia su questo. Eccolo qua. Allora, questa è una foto dall'alto fatta col drone che è curato dall'amico. Ecco, comincia, si vede, comincia qualcosa, lo vedete a vedersi, quel rettangolo là, grande, più bianco, e poi altre linee. Queste sono due, tutte creste murarie aperte che definiscono grandi spazi, e quella laggiù invece in fondo, una grande vasca, va bene? Un'altra gemella, ma molto più piccola, la vedete con quel quadratino a nord, lassù, la vedete là. Quindi due vasche e delle creste murarie che descrivono grandi ambienti. Eccolo qua, la planimetria dedotta dal rilievo, dalla foto aerea, ci restituisce questa grande vasca. Ma come era fatta questa grandezza? Abbiamo un 15 quasi per 20. Eccola qua, la vedete? Ecco, questa è stata fotografata, vedete bene? È fatta in una muratura possente che veniva, come dire, idraulicamente impermeabilizzata attraverso la grande costipazione dei cementa. È il signino, è l'opus signinum. Eccola qua, vedete bene? Questo è, diciamo, lo scavo della parte esterna, si vedono bene tutte le colate di calcestruzzo assolutamente pressate, questa costipazione, questa battitura dava l'impermeabilità, e questo è un vero e proprio cemento dell'antichità. Ebbene, la strada ha incrociato la
penna dell'escavatore che arriva per fare la strada proprio su questa cresta murale. Alto, fermi tutti. Eccolo qua, questa è quella più piccina, vabbè, le stesse in opera Signino, con un doppio riempimento, con una doppia impermeabilizzazione anche interna attraverso quella macchiolina rossa che vedete, quello è il conciopisto, cioè tritume di laterizio, anche questo costipato per dare assorbimento di idraulicità. Quindi vere e proprie strutture idrauliche. Creste murarie, eccole qua. Guardate che ambienti che disegno. Queste sono solo quelle individuate poi tra l'altro dalle, per quelle lunghe in alto dalle trincee. Quindi, poi ci sono gli altri 7 murari che le chiudono, descrivendo, sembrerebbe un grande ambiente di oltre 100 metri quadrati di superficie, va bene, su cui poi si dipartono altri 7 articolazioni. Ecco, lì qua sono muri di fondazione molto semplici, non legati da malta, sono ciottoli e vi ricordate quelle case picene più tardi vi avevo fatto vedere, vi ricordate la casa di Ripa Bernardo eccetera. Quindi noi pensiamo che queste, vedete, queste architetture, come dire, un pochino rurali abbiano avuto una grande conservazione e continuità nel tempo. Ecco, però dei particolari che ingentiliscono la situazione in mosaico. Eccolo qua. E poi c'erano anche tutta una serie, qui troviamo alcuni insidi, alcune tritate, alcune rovinate dalle arature, ecco, di laterizi che descrivono forse anche altri tipi di ambienti, perché abbiamo dei bipedali in alto, dei sesquipedali più basi, sono mattoni di 60 cm di lato, sesquipedali dei mattoni di 45 cm di lato, e poi ecco dei coppi, quindi queste sono state come caralette, ma certamente ci fanno dire forse che i tetti di questa struttura innalzata, costituita quindi, immaginiamoci innalzato, uno zoccolo di fondazione in pietra, forse un alzato diciamo in graticcio e un tetto pesante in coppi e pecore. I materiali più o meno associati, che forse vanno ancora di più ad ingentilire questa struttura. Soprattutto gli ultimi sono degli architettonici, sono delle modanature architettoniche fatte in terracotta, starebbero bene quasi nella copertura delle travi di un portico. Ecco, quindi allora una struttura rurale molto ampia, ma con dei caratteri potremmo dire pseudo aristocratici. E ceramiche, le ceramiche sono importantissime perché ci danno la datazione. Allora andiamo un po' di là di qua, ce la siamo. Sono queste ricostruzioni fantasiose, ma solo per darvi l'idea, vedete questi porticati con questi spazi, queste strutture, diciamo, che poi si elevano. Allora, che cosa abbiamo pensato? Che cosa poteva essere questa roba qua? Ecco, gli archeologi vedono dei muri, no? A incroci, che si incrociano, una grande sistemazione di una cisterna, eccetera. C'è la Salaria vicino, come interpretano? Una stazione di sosta lungo la via Salaria. Per certi versi una tunnella anche libera, è questo che noi pensiamo, è proprio quello che si è detto. C'è un punto di ricovero dei viandanti, no? In un'organizzazione capillare dello Stato, un punto in cui si arrivava, un punto in cui si cambiava il cavallo, un punto in cui si mangiava, un punto in cui si dormiva, va bene? Lungo la via Salaria. Ecco, altre ricostruzioni ipotetiche, possiamo vedere Cellese, insomma, potevano essere così di grandi spazi. Quest'altra, vedete, siamo addirittura, diciamo, un parco stanno, eccetera, però vedete la strada e queste strutture con tetti di paglia addirittura, vedete, ecco, con l'architetto locale, potrebbe essere una ricostruzione di questo tipo, di quelle case, di quegli elevati, eccolo qua. Quindi immaginiamoci, questa è molto più piccola, certamente della nostra, lungo la via Salaria, una cosa del genere. D'altronde sono rimaste ancora oggi, ecco, le stazioni di posta per il servizio proprio postale, perché nascevano queste, il cosiddetto cursus publicus, amministrava dallo Stato, per, come dire, assicurare tramite una rete capillare di queste stazioni il trasporto dei messaggi e delle merci. In conclusione, pensiamo che sia, se è vero che è una stazione di sosta, allora perché non andare oltre e non pensare che questa fosse la famosa Stazio Martis, difficilmente localizzata proprio perché nessuno aveva mai trovato delle tracce evidenti, non si erano mai trovate,
e allora forse l'archeologia va in aiuto e si sposa con le fonti. E allora l'itineraria che la descrivevano come una stazione a 16 miglia da Palacrine, che è collocata tra Policelli e Bezzano di Città Reale, potrebbe essere proprio questa. Allora, quando è questa cosa? Quando vive questa stazione? Questa stazione, in base alla ceramica ritrovata, certamente, e anche alla tipologia del mosaico e anche per altri oggetti rinvenuti, ha il suo fiorire nell'età austera. Quando c'è quel personaggio che rifà le regioni, ripianifica la strada, rimette la salaria in sesto, una lunga pace nel mondo romano dopo anni di guerre, allora forse, diciamo, si ristruttura anche la rete capillare delle stazioni del corso lungo la viabilità principale, va bene? E però una cosa che per me è cruciale, la ceramica a vernice nera, che è un indicatore in realtà di un passato ancora più passato. Cioè, allora è possibile, quella ceramica è di 100-150 anni più vecchia della stazione, dei resti monumentali che noi troviamo, e allora forse la prima frequentazione della salaria, la prima, diciamo, utilizzazione di quel posto risale non tanto oltre la conquista del territorio da parte dei romani. Forse è suggestivo pensare, incrociando alcuni dati dagli scavi dell'ex ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, che hanno dato, che, come dire, hanno rivoluzionato un pochino la romanizzazione e la forma urbana della città di Ascoli Piceno, cioè nel terzo secolo, a fine del terzo secolo avanti Cristo, quando abbiamo anche dalle fonti un coinvolgimento forte e diretto nelle guerre annibaliche del Trasimeno e a Canne degli Ascolani. E allora, ecco, cosa possiamo pensare a proposito di Armatis, avanguardie di frequentazione sulla via Salaria di mercatores, quindi commercianti, veterani e poi la Pax Augusta, diventati tutti civis romani. Grazie.